19 del tu al dolore. A 100 metri dall'ospedale, in un capannone malandato che serviva come abitazione del custode, l'allieva infermiera Irene S. aveva il suo da fare con una chiusura lampo che non ne valeva sapere di chiudersi in un lampo. Irene, 19enne, venuta fresca dal Molise, era al suo terzo mese di tirocinio. E se ne sentiva attirata e affascinata, disgustata e rivoltata insieme. Era convinta che per qualsiasi persona nuova del mestiere il contatto diretto con l'infermità e le malattie dovesse sempre costituire uno shock. Ma la sua convinzione non era di grande aiuto quando lo stomaco era lì lì per rigirarsi e ci voleva un grande sforzo per non voltare le spalle e fuggire. Mannaggia, pensò, usando l'espressione della madre. L'intervallo tra le lezioni del mattino e l'ora di presentarsi al lavoro in corsia era stato abbastanza breve e adesso quella chiusura lampo diede un altro strappo, i dentini ingranarono e la lampo si chiuse. Sollevata, corse verso la porta, poi si fermò per riprendere fiato. Mannaggia che caldo faceva! Così andavano le cose in tutto l'ospedale e quella mattina non diversamente da tutte le altre mattine. Negli ambulatori, nelle sale maternità, nei laboratori, nelle sale operatorie, in neurologia, psichiatria, pediatria, dermatologia, in ortopedia, oculistica, ginecologia, nelle corsie comuni come nelle camere a pagamento, negli uffici dell'amministrazione, nelle sale d'aspetto, nei corridoi, negli ascensori, in tutti i 7 piani, pian terreno, interrato e cantine dell'ospedale, le correnti di umanità e malattie fluivano e rifluivano, dando come ogni giorno del tu al dolore. Questo pensava Irene quando un medico che scendeva dal piano di chirurgia la chiamò. Bella Irene, disse. Sui 60 anni il chirurgo conservava la figura che ne aveva fatto un notevole atleta al tempo dell'università, alto con spalle solide e un portamento vigoroso. Non era mai stato un Adone, ma aveva la rude irregolarità di lineamenti che Irene trovava attraente negli uomini. Dove vai, bella Irene? Ripeté il medico. Vado a dare del tuo al dolore come ogni mattina, rispose Irene, lusingata per il bella. Allora sai ancora poco del nostro lavoro, disse il medico. Non hai ancora compreso che dare del tu al dolore è il nostro mestiere? Va bene che sei molto giovane, aggiunse. Solo i capelli mostravano la vera traccia degli anni. Fino a pochi anni prima il medico aveva i capelli di un nero deciso, ma ora diventavano rapidamente bianchi. Irene prese nota dei capelli bianchi e disse: «Forse il nostro mestiere di infermiere sarebbe migliore se voi, pezzi grossi, affrettaste la costruzione della nuova ala dell'ospedale che prevede la casa delle infermiere», disse. «Ed è qui che ti sbagli. Anche nella casa delle infermiere avrai da dare sempre del tu al dolore», disse il chirurgo. «Ma perché?» chiese Irene delusa. «Perché il tuo lavoro fa parte della condizione umana. E la condizione umana, anche se sono in pochi ad accorgersene, dà del tu al dolore». «Ma perché?» ripeté Irene quasi disperata. «Perché il nostro è un ambiente evolutivo che, nell'evoluzione del cosmo a cui apparteniamo, è ancora molto in basso».